Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro il tutorial per realizzare questa borsa in paglia che va tanto di moda in questi ultimi anni. È uno dei miei progetti preferiti e di cui sono più orgogliosa. Non è perfetto, ma spero che piaccia anche a voi. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Dunque, come prima cosa ho preso un panno in feltro, spesso 4 mm. E ho ritagliato una fascia lunga di circa 7 centimetri che mi servirà come spessore per la mia borsa. A questo punto prendo una corda in spago che ho comprato dai cinesi a 2,50 euro e vado a ricoprire l'intero pezzettino di feltro, andando appunto ad incollare questo spago dall'alto verso il basso e poi dal basso verso l'alto, insomma, finché non ricopro completamente il pezzettino che ho precedentemente ritagliato. Una volta finito questo passaggio, vado a sigillare la parte iniziale e la parte finale dello spago in modo da tenere fermi tutti i fili. A questo punto, quando vado a ritagliare il filo in eccesso, lo spago non si srotolerà. Concludo andando a fissare la parte che ho appena tagliato con l'ultima goccia di colla a caldo. E ovviamente lo faccio su entrambe le parti. Riprendo il mio panno in feltro e realizzo due cerchi della stessa dimensione che hanno questi sottopentola in paglia che ho acquistato anche questi al prezzo di 2 euro in un negozio per articoli per la casa. E sì, sono due sottopentole di paglia e appunto vado a ritagliare questi due cerchi in feltro che mi serviranno come base per la mia borsa. E i cerchi che vado a ritagliare ovviamente devono essere due, uno per lato. A questo punto attacco i miei cerchi alla base che avevo realizzato prima, quindi verso un po' di colla a caldo alla volta e poi lo vado ad incollare pian piano facendo il giro del cerchio. E lo faccio prima da una parte e successivamente anche dall'altra. Ora che la base della mia borsa è pronta, sempre con la colla a caldo, vado a versarne una buona quantità sulla base della borsa e poi ci appiccico sopra il sottopentola in paglia. Vi assicuro che alla fine del progetto nessuno si accorgerà che quello è un sottopentola e ovviamente li vado ad incollare da entrambi i lati. Per nascondere bene i bordi, li vado a rifinire con lo stesso spago che ho utilizzato prima per fare lo spessore della borsa, appunto, e lo vado ad incollare tutto attorno ai contorni della borsa in modo da rifinirla bene. Vado ad incollare i manici
E quindi vado a tagliare due pezzi di spago della stessa misura, vado a bloccare la parte iniziale e la parte finale proprio come vi ho mostrato prima ed infine li incollo alla borsa. Prendete le misure se decidete di realizzarla anche voi in modo da incollarli nello stesso punto. A questo punto la borsa è ultimata, ma siccome io la volevo personalizzare ancora di più e renderla più carina, ho deciso di decorarla con alcune cosine e quindi incomincio con un pizzetto che vado ad incollare nella parte frontale della borsa, sempre con la colla a caldo, vado a rimuovere la parte in eccesso. Vado ad incollare un'altra striscia identica, qualche centimetro più in basso, e poi tra un pizzetto e l'altro incollo sopra un nastro di raso di questo color, salmone, molto chiaro, molto delicato. Vado a rifinire anche qui tutti i bordi con questo filo di perle bianche in modo da nascondere l'attaccatura. Ho e lo vado a fare sia nella parte superiore del nastrino che in quella inferiore ed infine anche sui due lati. Ora vado a realizzare la decorazione centrale e quindi in un filo di cotone bianco vado ad incollare una perla, una conchiglia a ventaglio che ho trovato al mare, un'altra perla, un'altra conchiglia a ventaglio che ha più o meno gli stessi colori di quella prima, però è di una misura più grande, un'altra perla ed infine una nappina bianca. E questa decorazione la vado ad incollare al centro del nastrino rosa che avevo incollato prima. Ed ecco qui la mia borsa è finita. Io spero che questo progettino vi piaccia o che comunque vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Ditemi cosa ne pensate del fatto che io abbia utilizzato un sottopentola in paglia e soprattutto ditemi se anche a voi piacciono queste borse che in questi ultimi anni stanno andando molto di moda. Io come sempre vi aspetto nei commenti, lasciatemi un mi piace se vi piace questo video, il progetto che ho realizzato o semplicemente per sostenermi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!